Allora, siamo a metà torneo, terzo turno finito. Oggi una partita con Gromos, partita molto interessante, attacchi più o meno da tutte le parti. Alla fine ho trovato una buona posizione, però non si poteva fare di più. Comunque parte, 2 punti su 3. Vediamo cosa hanno fatto i miei compagni di viaggio. C'è Paolo. Paolo, cosa hai fatto oggi? Oggi è arrivata la prima sconfitta. Purtroppo è la prima sconfitta, però ha imparato tantissimo da questa partita, Sì, dunque sì, sì. comunque contentissimo per il risultato. E nulla, vediamo, un altro componente del team. Si vede? Sì. Roberto, cosa hai fatto? Un'altra X, Una perché buona patta con una voglio giovanissima. imitare il maestro Luca Allora, ha Franceschini. pareggiato oggi con una delle migliori giocatrici siciliane. Addirittura. Certo, perché comunque in Sicilia ci danno 4-5 giocatrici, dunque sicuramente saranno delle migliori, no? Per ovvie ragioni. La top 10 Sicuramente siciliana. sarà nella top 10, dunque. Grande risultato. E nulla, adesso è il quarto turno e vediamo un po' cosa Dai, riusciamo a fare. ci rifaremo. Siamo qui a un bar, stiamo mangiando e alle 3 si riprende. Allora, quarto turno finito. Oggi partite lampo sia per me che per Sono Roberto. un campione. Che abbiamo vinto in meno di un'ora. Io ho vinto con una ragazza che aveva niente poco di meno che 1100 e qualcosa punti. 1196, io ho battuto Ruopolo. Non era facile, perché Non comunque era sono tanti. facile. Contarli a uno a 1196 sono tanti. Lungo partite rapide, adesso cosa stiamo facendo? Siamo usciti qui fuori dall'albergo perché siamo alla ricerca di un costume. Roberto, si è dimenticato il costume, siamo andati a No, io comprare. non, quando ho prenotato l'hotel non ho visto neanche di cosa si trattasse, no? Quindi Sì. non sapevo che fosse una piscina. Esatto. E dunque siamo alla ricerca di Ma un mi dice che già mi negozio. genesi il posto devo prelevare prima. Ah, finalmente abbiamo trovato i costumi, non è stato facile. Siamo andati da Calza Tutti qui a Villaggio Mosè. Però non mi sembra molto soddisfatto. Qua dobbiamo costituirci per i costumi. Qua bisogna Cosa? costituirci per comprare i costumi, bisogna costituirsi. Ci mettono a lavare qua in locale. Quanto costa questo costume? Non lo so, non ci ho messo il prezzo. Però partendo dal fatto che l'atto costava 60. Dai, ti do una mano, dai. Sì, Allora, abbiamo finalmente trovato il costume, Roberto l'ha comprato. ma si è Si è faticato! fatto Si è tantissimo. faticato! Poi con soli 20 euro Roberto ha praticamente comprato un costume Puma e delle ciabatte di non so quale marca. Tanto la signora mi ha detto che io dovrei indossare una XL. Ragazzi, pensate che lui possa mai indossare una XL. Io? Ragazzi, No. smettiamo. C'è cose delle pazze, adesso stiamo per andare in piscina. La piscina ci aspetta, fino alle 7 abbiamo tempo ancora, siamo in netto anticipo, grazie alle partite finite in maniera lampo, ricordiamo Ringraziamo il oggi. sorteggio degli avversari. Ringraziamo Ringraziamo il per sorteggio degli avversari. solo così è stato possibile andare in piscina, almeno si crede che ci arriveremo, vediamo un po', ce la facciamo. Ok, dai, finalmente stiamo andando in piscina, ce l'abbiamo fatta. Grandissimo. Allora Paolo, dov'è Paolo? Paolo, passa Giovanna che Paolo sta sta giocando, lo diciamo forte. Non ha vinto, vincendo. sta vincendo, sta Posizione ormai vincendo stravinta, ormai ha vinto, dai. Paolo. Stai rubando Alessandro. No, no, parlo di Paolo. Ma per la piscina, no, questo. Sì, esatto. A te posso andare. Grazie, signore. Dunque sostanzialmente. Però Paolo non ha il costume. Buona cosa ci raggiungerà più tardi. Niente costume Paolo, Paolo è mutante.
Alessandro, dove è Paolo? Ma vedo che sta ancora giocando. Sono due ore che stiamo in piscina. Abbiamo vinto già alle 4. Paolo, dov'è? Ancora a giocare. Paolo! Penso, speriamo arrivare a breve, dai. Non c'è da. Allora, rieccoci dopo un bagno in piscina con Roberto. Siamo qua, siamo tornati. Anche abbiamo incontrato, anche abbiamo incantato. Un famoso cantante. Il cantante dei giornalisti. Io lo vedi la concentrazione. Roberto si è fatto la foto. Sì, è il cantante dei giornalisti. Sì, sì. Allora, c'è un evento clou. Un evento clou. Luca? Dove Luca? Luca. Eccomi. Ha finalmente perso. Ho perso. Ha finalmente perso dopo tantissime parti, una serie di 45 parti di fila. È riuscito a perdere una partita. L'ha fatto apposta. Comunque la sua serie di la sua serie di 100 partite senza vittorie continua comunque.